で空が落ちてくる You are sharp 俺の胸に落ちてくる熱い心鎖のついたも今は無駄だよ邪魔するやつは指先一つでダウンさ You are sharp 愛でこと早くなる You are sharp俺のこと早くなるお前もこのさまよ心今熱く燃えてる全て溶かし無残に飛び散るはずさ俺との愛を守るためお前は旅立ち走ったの見失ったIl capitolo inizierà con Rei che chiederà a Ken perché Raoul è considerato così pericoloso dai fratelli di Hokuto, mentre i due cercano un mezzo di trasporto per Imamato Toki, che non può permettersi di viaggiare a piedi per lunghe distanze. Partirà un riassunto da parte di Kenshiro. Raoul, oltre ad essere il fratello maggiore di sangue legittimo di Toki, è il primo ad essere stato adottato da Ryuken per seguire la difficile educazione all'arte della divina scuola di Hokuto, è stato anche il primo tra i discepoli a mostrare una smisurata ambizione in seguito all'estensione allenamento. Il suo obiettivo infatti era ed è conquistare il mondo. Qui viene saltato per brevità credo, ma dovrebbe esserci anche in questo caso un flashback che mostra un allenamento tra Ken e Raoul sotto supervisione di Ryuken, il quale mette loro davanti una tigre enorme e dice agli allievi di sconfiggerla con quello che hanno imparato in tutti questi anni di allenamenti. Kenshiro con il solo sguardo la fermerà, mentre Raoul non esiterà a decapitarla dopo che l'animale proverà ad attaccarlo. Il messaggio di Ryuken è chiaro, sceglierà in seguito Kenshiro come successore perché la tigre non voleva sfidare Ken perché lo rispettava, mentre aveva attaccato Raoul perché lo temeva. Rei e Ken non avranno tempo di disquisire oltre, in quanto arrivati ad un villaggio nelle vicinanze lo troveranno depredato e tutti gli innocenti uccisi barbaramente. Un uomo morente racconta che il re di Hokuto si è adirato per la liberazione di Toki e sta cercando l'ubicazione dei responsabili senza alcuna discriminazione. Chi non sa rispondere a questa domanda viene ucciso. Il problema è che esattamente dopo questo villaggio c'è quello di Mamiya, dove adesso ci sono Heidi, Bart e Lynn. I due guerrieri quindi si organizzano. Rei, essendo più veloce tra i due, correrà in avanscoperta per la difesa del villaggio di Mamiya, mentre Kenshiro tornerà indietro per difendere Toki nel caso le truppe del re di Hokuto decidessero di attaccarlo. Cambio di scena. Toki ci spiega che se un individuo vede una particolare stella di colore purpureo che brilla accanto alle famose 7 stelle dell'Orsa Maggiore è destinato a morire, poiché essa è notoriamente conosciuta tra i maestri di arti marziali di Nante ed Hokuto come la stella della morte. Scopriremo dal dialogo con Mamiya, che intanto è rimasta a fargli compagnia, che sia Toki che Raoul provavano dei sentimenti per Giulia, la donna di Kenshiro purtroppo deceduta. Cavolo se Giulia ne aveva di pretendenti: Ken, Shin, Toki, Raoul. Nel manga addirittura Raoul proverà a forzare Giulia ad amarlo dicendo una frase del tipo "o mi ami o distruggerò tutto quello che ami", ma in quel frangente interverrà Toki e Raoul stranamente desisterà, quasi come se temesse suo fratello. In questa occasione Mamiya però si lascerà sfuggire un dettaglio alquanto inquietante. Toki infatti scopre per caso che anche la donna vede la stella della morte. Ma perché Mamiya è destinata a morire? Chi vuole la sua morte? Ken arriverà in tempo e salverà i due dalle truppe del re di Hokuto. Purtroppo i tre durante il tragitto noteranno delle grosse impronte di zoccoli di cavallo nella terra arida, appartenenti sì ad un cavallo ma di stazza decisamente molto più grande rispetto al normale. Toki ci guarderà dicendo che una bestia del genere esiste, si chiama Re Nero e non è altro che il cavallo che appartiene a Raoul, quindi il re di Hokuto in persona si è mosso. Scena divertente. I tre incontreranno una strega gigante e chiaramente un generale di Raoul travestito in modo raffazzonato da donna che ha provato ad assassinare i protagonisti con dell'acqua avvelenata. Fortunatamente Ken lo sconfigge e ruba le chiavi del furgone lì vicino. Finalmente si dirigono a tutta velocità verso il villaggio di Mamiya. Cambio di scena ancora una volta, Re incontrerà Bart ferito che avvisa l'uomo di Nanto che un cavaliere con un cavallo enorme è entrato nel villaggio di Mamiya e sta distruggendo tutto. Bart crolla affaticato tra le braccia di Ray e gli chiede di non pensare a lui ma di correre avanti per salvare Lynn e Hailey che potrebbero essere vittime dell'esercito del Re Diocuto. Nel villaggio sia Hailey che Lynn sono nascoste in una casa diroccata ma temono di essere scoperte. Lynn prova a darle coraggio ma Hailey ha paura di essere catturata e diventare nuovamente schiava di esseri senza scrupoli. La bambina allora, in un atto incredibile di coraggio, esce allo scoperto e si fa catturare correndo lontano dal suo nascondiglio. A questo punto, stando alle guardie, o la bambina si fa marchiare come viene fatto al bestiame con il marchio del Re Diocuto, o può decidere di morire bruciata viva. Lynn sceglie coraggiosamente la seconda opzione. Mentre sta per consumarsi l'irreparabile, interviene Ray a salvare la situazione. La bambina crolla tra le braccia del guerriero di Nanto per lo spavento, dopo avergli comunicato che la sorella è salva. Ragazzi, qui sfogatevi, il gioco vi darà tutte le possibilità e tutti i buff del caso per diventare letteralmente dei mostri assetati di sangue degli uomini del Re Diocuto. Anche Hailey e gli uomini del villaggio verranno in aiuto di Ray. La situazione sembra volgere al meglio, quando Raoul stesso arriverà ad interrompere la ribellione. Vi lascio i filmati. Kisama ga Rei ka? なんと水長剣楽しませてもらったならば貴様にも俺の真髄を教えてやろうレイやめてその人と戦っちゃダメ心配するな俺は戦うことでしか剣やお前に借りを返せない男だ 一つだけ聞こう。北斗七星の横にある星を貴様は見たことはあるか?ある。そうか。貴様は俺と戦う運命にあったらしい。何?降りるのか?もはやこの俺を対等の地に立たせる男はおらぬ。ならば。 馬ごと死なない何ラオウは手綱を握ったまま動いていないだぞ貴様が見たものは俺の闘気オーラだ貴様はこの俺に近づくこともできんのだならば 余計に貴様をここで倒しておかねばならん兄さんまさか自分の命をかけていやなんと究極奥義なんと総裁剣愚かな神はすでに貴様に死を与えていたのだ ケンシロウその甘い性格でよくぞ今日まで生き延びてきたそれだけは褒めてやろうだが 情に流される者はいずれ必ずこういう運命をたどる。レイ、なぜ俺を待たなかったケン、あのレイでさえ触れることができずにあの男はダメだこの顔が 死にゆく者の顔に見えるか大丈夫だレイ貴様にも聞こう北斗七星の脇に輝く星を見たことがあるかないそれがどうしたふんではまだ俺と戦う時ではないということだおいどこへ行く貴様とはここで蹴りをつける。図に乗るな、ケンシロウ。この地、俺は今日までこの地を闘志に変えて生きてきた。貴様のオーラは俺の血が破る。静まれ国王。よかろう。国王をオーラだけでここまで怯えさせた男。望み通り相手をしてやるわ。貴様の成長、とくと見せてみよう。死をもって見届けるがいい。Nel primo scontro con Raoul lui deciderà di proposito di non scendere da cavallo, dovremmo costringerlo. Inutile dirvelo, in questo frangente la sua aura colpirà a 360 gradi e vi danneggerà al punto tale che non riuscirete neanche ad avvicinarvi se sbagliate il tempismo. Dovete quindi stare attenti e aspettare il momento giusto per avvicinarvi. Successivamente Rei cercherà di fermare Kenshiro, mentre lo stesso Raoul confermerà che con la sua tecnica omicida ha lasciato soltanto 3 giorni di vita al guerriero di Nanto. Toki intanto, parlando con Mamiya, rivelerà il perché Raoul lo teme così tanto. Lo stile di Toki è diverso da quello adottato da Kenshiro e Raoul, in quanto imbroglia la potenza e l'aura esplosiva del nemico per poi convogliarla e ribaltarla in un unico attacco. Per rendere facile l'idea a Mamiya, che non se ne intende di tecniche di combattimento, Toki si spiega meglio con una frase emblematica: l'acqua calma può domare la furia della corrente. Ken quindi al momento non deve assolutamente affrontare Raoul, perché se lo facesse ne verrebbe spazzato via. Degli uomini del Re Diokudo proveranno a fermare Toki. Questa è la nostra occasione per giocare finalmente nei suoi panni. Che dire, Toki è veramente incredibile. Tecnica altissima, più veloce di Kenshiro ma meno potente, ma estremamente più abile a ricaricare la sua barra delle super mosse. Toki è davvero incredibile, ma forse una delle sue più grandi pecche è non avere molte mosse per i KO controlli, il che in un muso può risultare alquanto problematico. Non dimentichiamo inoltre il fattore skin. Se infatti Toki è equipaggiato con la sua skin di base, ovvero quella da Toki malato, dopo una combo dovrà necessariamente fermarsi per tossire. In questo caso i nemici intorno a noi potrebbero approfittarsene per colpirci gratuitamente. Il problema è facilmente risolvibile nelle modalità extra del gioco, dove possiamo interpretare e sbloccare un Toki sano. Arrivato sul luogo dello scontro, Toki rivelerà a Ken che è stato proprio Raoul a uccidere il loro maestro Ryuken. Temendo che Raoul potesse essere una minaccia per il mondo intero, il maestro intendeva sigillare i pugni del proprio allievo e ci stava anche per riuscire, a dire la verità, ma la sua età avanzata non ha giocato a suo favore. In uno sforzo troppo grande, Ryuken si affatica troppo e abbassa la guardia per un secondo. Tanto basterà a Raoul per colpirlo a morte senza alcun ripensamento. Ancora una volta Raoul ripete a Ken che non è interessato ad affrontarlo al momento, ma intende invece solo scontrarsi con Toki. Se otterrà quello che vuole e riuscirà ad ucciderlo, se ne andrà al villaggio. Toki accetta la sfida, ma non prima di colpire Kenshiro con dei punti di pressione che lo immobilizzano. Finalmente affronteremo Raoul così come appare nel gioco. Che dirvi anche su di lui? Potenza allo stato puro, ma vi sorprenderà sapere che pur essendo al momento il più forte rispetto a qualunque personaggio finora mostrato, non è lui il più forte del gioco, per quello ci vorrà tempo. Aura stratosferica, refund incredibile delle supermosse quasi ai livelli di Toki, in più un crowd control incredibile e super mossa adatta ad ogni situazione, come già detto per Rei e Ken. Il suo unico punto debole è la difesa molto bassa e la velocità nella media, ma ci sta. Nella sua caratterizzazione non mi sarei aspettato nulla di meno. Sia Toki che Raoul sono stati realizzati magistralmente. In questo scontro in particolare dovrete fare attenzione, perché poche volte accade, ma quando si tratta di combattimenti importanti per trama, Ken's Rage 2 imbroglia senza alcuno scrupolo, non permettendo ai vostri nemici di stannarsi dopo una combo completa, cosa che normalmente accadrebbe. Vi lascio ai filmati. 強い。ああ、なんてやった。時の動きを封じるために自分の足ごと貫いた。勝負あったな時。龍拳も貴様も。 俺を倒せる腕がありながら、老いと病に果てる。時、様はきっと貴重性を見たのであろう。しかし貴様への死の使者は病ではなくこの俺だったのだ。ケン、助けてあの人を。ケン、動いて。動かぬのだ。どけ、飛行幕から俺を解き放ってくれ。時は動かぬ。時は己の信念のみに死ぬ男。 なぜ今剣を解き放てば確実にラオウを倒せるのに。一子相伝の北斗神拳、1800年の歴史は俺たちの思うよりはるかに崇高で重い。それの時は剣に死をもって教えようとしている。もう俺の剣を流すことはできぬ。貴様は自分の剣を封じられたのだ。俺はただ待っていればいい。病の貴様の体が流血に耐えられなくなるのをな。ああケンシロウ、どうやらここまでのようだ。私の死を糧として伝承者の道を歩むがよい。やめろドキー。見切った。時の命もらった。やめておけ。そんなもので俺は倒せぬぞ。マミヤ、やめろ。ボウガンなど役に立たん。北斗神拳には西真空波がある。矢を放った人間にその矢が返ってくるぞ。でも今戦えるのは私だけ。よかろう。撃ってくるがいい。やめろラオウ、やめてくれ。その女だけは殺さないでくれ。えい。おお、貴様この女を。そうだ、その女マミヤは俺に愛というものを教えてくれた。たった一人の女だ。ありがとうレイ。あなたのその気持ちだけでこんな時代でも生きていてよかったと思う。マミヤー、お願い剣、動いて。剣がいなければちっぽけだけど小さな光が消えてしまう。救えるのはケンしかいないのよ。マミヤー。ケン、貴様時の飛行幕を破ったのか。ケンシロウ、破ったのは俺の肉体ではない。あくまでも人間として生きる汚れなき心が飛行を破ったのだ。ラオウ、貴様が握るのは天ではなく貴重性だ。ケンシロウ、貴様ごときに打ち倒される剣王ではないわ。この地を北斗神拳1800年の終焉の地としてくれるわ。Ancora una volta, in questo stato non potete sconfiggere Raul perché Trama è ancora su di sé l'Hyper Armor di prima, che non gli permette lo stun. L'unica cosa che potete fare è resistere ai suoi colpi e cercare di sferrarne alcuni quando abbassa la guardia. Lo scontro terminerà in parità, anche perché Raul non può permettersi ancora di morire senza aver realizzato il suo sogno. Dopo lo scontro con Raul, sia Ken che suo fratello maggiore sono feriti e stanno riprendendosi per recuperare la piena forma in vista di un prossimo incontro. Ma intanto la situazione precipita ancora di più, in quanto, se ricordate, a Rei sono stati donati soltanto altri 3 giorni di vita in seguito alla tecnica subita da Raul. Mamiya, dopo aver capito che l'uomo di Nanto prova amore nei suoi confronti, è andata a Medicine City per procurarsi una medicina che possa, notate che razza di gioco di parole devo fare per non farmi demonetizzare, accompagnare Rei fino alla morte senza troppe sofferenze. Rei al sentire di questa notizia si spaventa. Togi infatti ragguaglia Kenshiro sul fatto che Medicine City è una delle città facenti parte dei possedimenti di Raul e che Mamiya vede anch'ela la stella della morte. Sull'ultimo dettaglio Ken sceglierà volutamente di non rivelarlo al suo amico, in quanto è già molto debole e una notizia del genere potrebbe ucciderlo. Entrambi partono per salvare ancora una volta la vita della donna. In questa prima parte potete giocare sia nei panni di Ken che di Rei, ma attenzione, se giocate nei panni del guerriero di Nanto, quest'ultimo verrà depotenziato sia nell'attacco sia in un costante drain alla sua vita. Se volete giocarvela in modo sicuro, giocate nei panni di Kenshiro. I due troveranno Mamiya ferita ma ancora in vita. Il suo vestito lacerato però mostra un marchio impresso sulla spalla sinistra. Uddi, Re riconoscerà immediatamente il marchio come una delle stelle di Nanto, Yuda. Direte voi, che è questa faccenda delle stelle? Bene, ecco ve l'ho spiegato. Siccome non è mai stato detto prima nel gioco, mi trovo a ricapitolarvi l'intero concetto adesso. Se per Okuto ci può essere un solo successore, per la scuola di Nanto non funziona così. Ognuno dei 6 maestri può incarnare un sentimento tanto caro al Giappone. Stando alle parole di Rei, Shin incarnava la stella del sacrificio, lui la stella della giustizia e l'appena citato Yuda la stella della bellezza, che può anche avere la connotazione negativa come la stella del tradimento. E tramite i filmati ci verrà infatti spiegato che tipo di persona è Yuda, ma non fino in fondo, penso sempre per rientrare nel limite del Peggy. Il maestro della gru di Nanto è fondamentalmente una persona ossessionata dal narcisismo e dalla perfezione più totale, che va alla ricerca delle donne più belle di ogni villaggio per poi circondarsene nella sua corte e utilizzarle come schiave del suo harem personale. Chi decide di scappare o ribellarsi ai suoi ordini viene abbandonata nel deserto a morire di sete. In base a questo capite bene che Mamiya intorno ai 20 anni fu rapita e divenne purtroppo una sua serva, dopo che lo stesso Yuda trucidò i suoi genitori davanti ai suoi occhi. occhi. Giorni dopo la donna fu ritrovata privata della sua dignità mentre vagava da sola nel villaggio. Era riuscita infatti a scappare e a sopravvivere grazie alla sua forza di volontà, ma sapeva che presto o tardi il maestro di Nanto sarebbe tornato per ucciderla. Da quel giorno promise a se stessa di smettere di essere una donna e di allenarsi per poter difendere e magari forse uccidere Yuda, così da non lasciare che altre donne patiscano il suo stesso destino. Dopo aver saputo questo, Rei partirà verso la città dove risiede il suo rivale, accompagnato da Kenshiro. La stella della giustizia intende riscattare l'onore di Mamiya prima della sua dipartita. Yuda non si farà trovare perché stava nel frattempo nascondendo la sua aura combattiva, ma è tutto un astuto trabocchetto per studiare da una posizione più consona lo stile di combattimento di Kenshiro e del morente Rei. Vi lascio ai filmati. Partirà lo scontro con Yuda. Nel gioco è possibile giocare nei suoi panni e come personaggio credo sia abbastanza riuscito perché i suoi valori rispettano fedelmente la controparte cartacea. Ha tecnica e aura alte, attacco e velocità nella media e vita e difesa basse, ma c'è un però. Questo personaggio è dedicato solo ad una nicchia molto particolare di videogiocatori. Yuda infatti non è un tuttofare come un Kenshiro, un Rei o un Raul dove lo metti c'è sempre qualcosa che può far bene. Yuda negli scontri 1 contro 1 è estremamente debole perché le sue mosse sono tutte specializzate nel colpire area. Volendolo si potrebbe comparare ad uno Jagger ma più veloce ma meno potente, ma con i giusti buff delle pergamene lo potete trasformare in un mostro dei contrattacchi in quanto è l'unico personaggio giocabile in tutto il roster ad avere una finestra di quick time event molto più alta rispetto a tutti gli altri guerrieri di Nanto. Onestamente è molto divertente interpretare il suo gameplay e soprattutto se giocate in co-op nella modalità sogno provate a cimentarvi con le combinazioni tipo Toki Yuda, Shin Yuda dove le sue debolezze possono essere totalmente annullate da un buon compagno di squadra. Durante un altro filmato, Yoda rivelerà a Rey anche che Mamia vede la Stella della Morte e che la Stella del Tradimento non ha mai sopportato che la sua tecnica, per quanto fosse perfetta nell'esecuzione, per quanto bella da vedere, non fosse efficace quanto quella della Stella della Giustizia. Perciò ha fatto in modo di creare caos e distruggere il sottile equilibrio che c'era tra le stelle di Nanto, favorendo e foraggiando la guerra intestina tra le 5 stelle supreme che avrebbero dovuto poi servire la sesta e la più rappresentativa, la Stella del Comando. Yoda inoltre rivela che aveva escogitato un piano per sconfiggere Rey appositamente. Se a quest'ultimo infatti venissero bloccate le gambe in qualche modo, non potrebbe più schivare i suoi colpi e fare affidamento alla sua velocità per vincere, quindi ordina ai suoi scagnozzi di distruggere la diga presente nel villaggio di Mamia, così che l'acqua si mescoli alla terra per creare un pantano che arrivi alla vita di entrambi i maestri di Nanto. Riparte lo scontro, ma vi assicuro che a livello di gameplay a Rey non sarà applicato nessun tipo di debuff. Vi lascio ai filmati finali. またしても俺は貴様の剣に一瞬魂を奪われてしまった。だがこんな死に方はせん。ユダ、俺はずっと幻影を追っていた。お前を、そして美しいなんと水長剣の舞を。 だが最後の最後で幻影を突き放すことができなかった。それが俺の弱さだから、俺はマミヤにも何もできなかった。俺が心から美しいと認めてしまったもの、その前で俺は無力になる。 ユダ、レイ、俺がただ一人この世で認めた男、せめてその胸の中でさらばだ。なんと六聖剣伝承者、妖精の湯だ。とうとう最後の時が来たらしい。いいか、市長生が頭上に落ちる日まで精一杯生きろ。 たとえ一瞬でもいい。女として生きろ。女の幸福を求めるのだ。来るな！来てはならぬ！俺はお前にだけは、俺の砕けていく無様な死に方を見せたくない！ 幸せにな。レイ。トキ、世話になった。ケン、生き続けろ。 死ぬなよ。今の時代、お前が必要なんだ。涙を笑顔に変えるために。兄アイリよ、先に行く兄さんを許せ。さらばだ、さらばだ。レイ、忘れはせぬ。お前もまた良き友シンと同じく俺の中で生き続ける。レイ、あっ、どうした間宮さん。星が、あの星が見えない。市長生が消えた。